Massimiliano, noi siamo qui a Torino per il Pre Italia che torna qui dopo 7 anni nella città, possiamo dire simbolo, no, della comunicazione, dove 100 anni fa nasceva la radio e dove 70 anni fa è nata la televisione. Allora iniziamo un po' a raccontarvi questa settimana e lo facciamo con degli ospiti speciali. C'è qui con noi il sindaco di Torino Stefano Lorusso, benvenuto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, Torino è la città che più di tutte, no, ha ospitato il Pre Italia nei suoi 76 anni, perché in effetti sono esattamente 76 anni in cui poi appunto è nata la RAI. Perché siete così legati a questo evento? Beh, innanzitutto, come veniva ricordato, perché RAI e Torino sono intimamente connesse, come è stato detto, è proprio a Torino che in qualche modo la RAI ha mosso i primi passi. Quest'anno festeggiamo i 100 anni della radio e 70 della televisione. Ci è sembrato utile anche come mantenere una tradizione, come mi ha ricordato, che era in questa particolare circostanza riospitare il Pre Italia, che è un premio a cui siamo molto legati e che credo davvero rappresenti bene il legame che la RAI ha con Torino e che Torino ha con la RAI. Assolutamente. Allora, possiamo dire che Torino è una bellissima città, per chi non la conosce è veramente incredibile, ti stupisce sempre. Poi noi abbiamo, come dire, una finestra proprio su questa terrazza meravigliosa. È una città, no? Che tende a stupire perché è un po', sì, inattesa. Una delle cose di cui siamo anche più contenti è proprio il fatto che mediamente si viene a Torino con poche aspettative, invece, a differenza invece di altre grandi, no, città che sicuramente sono più mete tradizionali, soprattutto per i turisti, e mediamente il giudizio è davvero non me l'aspettavo così. È Torino. Vero, è vero, è vero. Tra l'altro adesso vogliamo aprire altre due finestre su altri due posti simbolo proprio di Torino. Allora, noi ci vogliamo proprio collegare subito con la nostra Anna Battipaglia, che dovrebbe essere in una delle piazze più belle di Torino, no? Piazza Vittorio Veneto. È vero, Anna, ci senti? Sì, buongiorno, buongiorno Daniela, buongiorno a tutti. Sono nella magnifica Piazza Vittorio Veneto, semplicemente chiamata Piazza Vittorio dai torinesi. La vedete? È ricca di portici di forma rettangolare, con una parte, diciamo, a semicerchio, che è quella che arriva da Via Pola. Facciamo vedere Alessandro. E a suo tempo, agli inizi dell'Ottocento, quando l'architetto Giuseppe Frizzi l'ha ideata e progettata, l'ha disegnata con degli edifici e i portici lungo i lati in modo da nascondere il dislivello. Pensate, c'è un dislivello di 7 metri da via Po al ponte. Quindi ha un po' nascosto questo dislivello. Dall'altra parte, come possiamo vedere, la piazza si affaccia, lo facciamo vedere Alessandro, si affaccia sul Po e si può vedere il Monte dei Cappuccini e la magnifica Gran Madre, che geometricamente è proprio al centro della piazza, dove noi non possiamo andare perché c'è il tram, insomma, cioè, ci sono un po' di macchine, ma la Gran Madre, che è la chiesa della Gran Madre di Dio, un edificio storico e religioso di grandissima importanza. È vero, Anna. Allora, la città di Torino vedrà però vivere il Pre Italia anche proprio, come dire, in alcuni luoghi simbolo, no, di Torino. Ci può dire cosa succederà in questa settimana? Sicuramente il Pre Italia avrà tante iniziative, e proprio di luoghi simbolo dobbiamo parlare. Il primo luogo simbolo ce l'abbiamo a nostre spalle, che è la Mole Antonelliana. Più simbolo di quello non c'è, esatto, nulla. Poi l'università, l'Accademia Albertina, questa sede che è la sede storica del centro di produzione RAI, che peraltro ospita il museo della radio e della televisione, che è assolutamente da vedere, frequentatissimo, e in tanti altri luoghi, e soprattutto in quella che è un po' la città nella sua interezza. Torino è bella da godere a piedi, sotto i nostri portici, e credo che chi potrà visitarla potrà in qualche modo apprezzarla. E allora adesso andiamo a vedere un altro simbolo di Torino, che è la Venaria, la Reggia di Venaria Reale, e dove c'è per noi il nostro Massimo Tosi. Massimo, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Daniela, a te e ai nostri telespettatori. Infatti siamo a 10 km da Torino, esattamente alla Venaria Reale. Siamo partiti proprio da qui perché volevo regalarvi l'immagine di questi meravigliosi giardini. Questa infatti è una reggia, una residenza, come veniva chiamata all'epoca, la residenza estiva e di caccia della famiglia Savoia, fortemente voluta da Carlo Emanuele II. Possiamo appunto entrare perché qui siamo veramente nel trionfo del barocco. Guardate, questa è la Galleria Grande, che è un luogo fantastico, veramente da sogno. E la Venaria, la reggia, ha una storia particolare perché con l'arrivo di Napoleone praticamente il giardino che avete visto prima diventò una piazza d'armi e successivamente la reggia fino alla Seconda Guerra Mondiale fu adibita a scuola militare per poi essere completamente abbandonata. Infatti qui era completamente un luogo veramente indecoroso e iniziarono i lavori di ristrutturazione nel 1999, ben 8 anni, un grandissimo progetto. Infatti il 12 ottobre di quest'anno si terrà quello che viene chiamato il compleanno della reggia, perché infatti nel 2007 venne riaperta al pubblico in tutto il suo splendore e, come vedete, più bella di prima. È un luogo, come ho detto, da sogno. Logicamente oggi possiamo far vedere solamente una piccola parte, sognare, perché la reggia, Massimo, è enorme. È veramente incredibile. Guardate, però, sindaco, come ultima visione apriamo quest'altra porta. Cosa ci vuoi far vedere? Vai. Prego, questa... Ecco, questa è semplicemente la piazza, diciamo la corte d'onore, un altro luogo simbolo di questa reggia. E poi qui d'estate ci sono spettacoli, logicamente, è sempre un luogo magico e meraviglioso dove passare una giornata o anche un weekend. Ci stai facendo sognare, no? Con questo ciao, posto, grazie veramente a voi. Da fiaba, sindaco. Grazie. È vero? Un posto davvero incredibile, abbiamo visto l'interno, ma dei giardini altrettanto belli. E tra l'altro quella piazza che è stata fatta vedere ha dei giochi d'acqua fantastici, quindi è uno dei luoghi che oggettivamente di cui siamo più orgogliosi come sistema torinese. Però allora, diciamo, oltre alle bellezze, insomma, di Torino culturali, ma naturalmente c'è anche tutta la parte enogastronomica che è insomma, importante, no? Ha veramente un posto particolare, insomma, qui c'è anche la Fiera del Gusto, adesso c'è Terra Madre, insomma, quindi che ovviamente è un, come dire, una finestra anche su quello che succede nel mondo, perché è un insieme, come dire, di culture diverse che vengono veramente un po' dappertutto. Oggi chiudiamo Terra Madre, un'iniziativa che quest'anno ha sfondato tutti i record di affluenza, oltre 350.000 persone. Simboleggia un po' il tema del cibo come giustizia sociale, come giustizia climatica e come apertura al mondo. Il cibo, come la musica e lo sport, sono veicoli di comunicazione tra i popoli e credo che sia molto positivo il fatto che Torino sia stata la città che ha dato vita a questa iniziativa e che quest'anno sta andando ancora bene. La chiudiamo oggi pomeriggio ed è una bellissima cosa. Il suo piatto preferito? Devo dirne tanti, ma quello a cui sono più legato sono due, sono tipicamente piemontesi, sono il vitello tonnato e le acciughe al verde. Che vabbè, allora le assaggerò in questi giorni che sono qui a Torino. È un proverbio, chiudiamo con un proverbio torinese. Allora, i proverbi torinesi sono tanti, hanno tutti origini prevalentemente agricole, contadine, puntano sull'etica del lavoro. Uno a cui sono particolare, spero di dirlo bene, pronunciarlo bene. Attenzione, perché sono i torinesi... un po' legato, esattamente, che è così, che dice... Una grama lavandera a truva mai una buona pera. Che vuol dire? Traduco, una lavandaia pigra non trova mai una pietra adatta. Certo. Cosa vuol dire? Che giustifica la sua inefficienza con scuse di varia natura. Ed è un tipico atteggiamento. Torino è una città del lavoro e questa saggezza contadina sull'importanza del lavoro ce la troviamo anche nei proverbi storici, che sono un grande patrimonio culturale. Sì, assolutamente. Fanno parte della nostra grande cultura, tradizione italiana. Quindi grazie al sindaco Lorusso per averci raccontato la sua città. Grazie a voi, naturalmente, e venite a Torino. Certo, assolutamente. Grazie ad Anna Battipaglia.